Paul Cézanne è stato un pittore francese, considerato uno dei grandi artisti del XIX secolo. Le sue origini sono italiane, la sua famiglia proveniva infatti dal Piemonte e aveva cognome Cesana, poi francesizzato in Cézanne. Nasce in una famiglia ricca, il padre, Louis Auguste, è un imprenditore di successo. Il confronto con il genitore, uomo sicuro di sé, autoritario e conservatore, lascerà il segno nel carattere dell'artista, rendendolo insicuro e irascibile. Il padre, pur non apprezzando la scelta del figlio di diventare artista, gli permetterà di frequentare le migliori scuole di Francia e lo aiuterà economicamente, assegnandogli un modesto assegno mensile. È al Collegio Bourbon che nel 1852 Cézanne stringe una lunga amicizia con il celebre scrittore Émile Zola. A 22 anni Cézanne si trasferisce a Parigi, capitale dell'arte europea. Lì conosce Pissarro e comincia a frequentare il Café Gerbois, luogo di ritrovo di quelli che sarebbero diventati gli impressionisti. Fu così che Cézanne si trova a partecipare alla prima mostra impressionista nello studio del fotografo Nadar, a Parigi nel 1874. Del resto, il modo di dipingere di Cézanne era molto innovativo per l'epoca e la critica ufficiale guardava le sue opere con sospetto. Cézanne, infatti, non voleva limitarsi a rappresentare la natura così come la vedeva, ma voleva rappresentarla per come era, sforzandosi di coglierne l'essenza eterna. Questa sua incessante ricerca sarà di ispirazione all'amico Zola per la stesura del romanzo L'œuvre, che racconta di un artista alla fallimentare ricerca di un nuovo modo di fare arte. Cézanne, quando legge il libro, si offende profondamente e decide di tagliare per sempre i rapporti con l'amico. Cézanne non doveva avere un carattere semplice, non amava essere toccato e quando ritraeva qualcuno lo costringeva a sedute di posa che duravano giorni e giorni, senza che l'artista ammettesse cali di concentrazione. Ciò nonostante sarà proprio una delle sue modelle, Hortense Fiquet, a diventare sua moglie. Con la morte del padre, avvenuta nel 1886, Cézanne diventa un uomo ricco. Stanco della vita parigina, nel 1891 si trasferisce ad Aix-en-Provence per proseguire la sua ricerca artistica nella quiete della campagna, dedicandosi al ciclo delle bagnanti. Cézanne morirà nel 1906 in circostanze particolari. Tornato a casa da una sessione di pittura, viene sorpreso da un temporale e cade a terra perdendo i sensi. Verrà soccorso e portato a casa, ma si ammalerà gravemente, morendo qualche giorno dopo. Le opere di Cézanne influenzeranno profondamente gli artisti successivi, da Picasso a Modigliani. Ad un anno dalla sua morte, al Salon d'Automne, gli viene dedicata una imponente retrospettiva commemorativa. Secondo molti, è con questa mostra che prende vita il cubismo.